Amici di YouTube, buongiorno. Niente, premetto che sto a fare questo video perché mo' mi sono stufato. Se voi andate sulla mia bacheca di Facebook, potete notare che un utente chiamato John274, diciamo un fake di John274, mi ha postato un video che il signor Andrea Lisi ha fatto il 22 settembre ed ha subito rimosso. Un video che dura 11 minuti e che parla dei meme. Anche se io veramente, ragazzi, potete vedere che non gli commento manco un video perché non voglio proprio creare problemi con lui perché ho capito che è un testa di cazzo. E questo messo video, andate a vedere, potete vedere che mi minaccia, mi prende a parolacce, mi dice tutte cose perché ancora allude a queste fotografie che ho su Facebook. Ah, c'ho altre fotografie, andate a vedere, fatevi due risate, ragazzi, c'ho altre fotografie simpatiche. Sempre un po' provocanti come faccio io. Ma sorpresa storta col Papa e con Gesù e la Madonna, andate a vedere. Ma a parte quello, non voglio sviare il discorso. Sto poro ebbe, dato che non gli piace più, sta tranquillo, sta da solo, continua a rompermi i coglioni, facendomi video contro e prendendomi a parte, stavolta minacciandomi anche le morte. Questo che sia per esempio tutta la gente che lo difende, perché adesso voglio vedere che c'hanno da dire la gente, perché il pezzo di merda, prima carica i video, poi vede, capisce che ha sbagliato e li cancella. Ma purtroppo la gente li scarica e mi manna. Andate a vedere chi sta da difendere. Poi voglio dire un'altra cosa. Ma me la nazi fascista qui, che gli faccio schifo, vabbè, tutte le solite cazzate sue. Perché, caro Andrea Primo Lisi, non dici e non fai vedere? Io sono venuto a casa tua, l'ho visti, lo so, abbiamo anche parlato di calendari del duce che c'hai dietro la porta. Perché non li fai vedere quelli? Prima di tutto, prima di dare il nazi fascista a me, io non ce l'ho i calendari del duce. Posso farvi tranquillamente vedere la camera mia, tutta stile giapponese, guardate. C'è Buddha, c'è il terrario, quei serpenti, c'è altro Buddha, c'è. Il coso, vedete qui, tutta stile giapponese. Perché fai vedere te i video, i cosi tua, i cosi del duce? Ma a parte quello, poi onestamente, tu mi vieni a dire a me che io ti faccio schifo, ma veramente chi fa schifo se te che a 36 anni, a 37 anni ancora te fai le canne, l'hanno visto tutti chi sei, sei un povero drogato, te ingoi gli psicofarmaci come se fossero tic e tac, vai fuori di testa, spacchi tutto, te pisci pure sotto e vai a dire queste cose a me. So io che a me mi fa schifo a gente come te, i drogati, perché chi si droga non vale un cazzo, tu sei uno di quelli che non vale un cazzo, perché te droghi e bevi, ci cioè stanno i video che c'hai a bottiglietta di limoncello sul tavolino, e dovresti solo che vergogna, e te dico una volta, lasciami perdere, perché adesso te faccio lasciami perdere per forza, non è che minacci, perché mo ormai in questura ormai sono di casa, mo te so di fare la denuncia pure a te, perciò lo sai qual è il problema? Uno da più da denuncia e poi se famo quattro, adesso se famo quattro risate noi. Mo adesso no che mi dici no, vatte sparisci da YouTube perché. Mo adesso se famo quattro risate noi. Appresso, caro Sancho Panza, mozzarellone, patatone. Poi se famo due risate, mo quando dopo ti arriverà la denuncia a casa, ti pignoro pure le camere d'aria da sedia a rotelle. E poi ti do io, mo che mo mi hai rotto veramente al cazzo, non te sopporto più. Adesso faccio la persona civile, non minaccio più, vado avanti con la legge, hai detto te che devo comportarmi da bravo ragazzo, allora mi comporterò civilmente. Io ti ho già denunciato, saccoccione, c'ho il video scaricato e adesso sono cazzi per uccelli amari, cioè ho cazzi per diabetici. Scusa per te che mi sono un po' nervosito. Ciao ragazzi.